4 agosto ho compiuto 65 anni ed ho ricevuto così la mia pensione da ex vicepresidente della Commissione europea. Si tratta di un bonifico di circa 3.600 euro. Ho deciso di devolvere questa somma alla comunità di recupero per tossicodipendenti in dialogo a Trivigliano, in provincia di Frosinone, una comunità dove faccio volontariato ormai da 25 anni. Ecco, padre Matteo, questa mattina è arrivata una notizia, un'ufficialità del Presidente del Parlamento europeo, però la domanda è da 25 anni, dice il Presidente del Parlamento europeo, che è un collaboratore della comunità in dialogo. Ecco, come è nata questa collaborazione? Ma questa collaborazione è nata da una visita che lui proprio un 25 anni fa fece alla comunità. È rimasto sorpreso quanto si è accorsi di come dei giovani che erano caduti nelle varie dipendenze, creando tante sofferenze a loro stessi, alle famiglie, alla società, diventavano capaci di una rinascita, di prese di coscienza. E da lì lui si accorse del grande lavoro umano fatto di speranza nell'essere umano, no? E si sentì da subito desideroso di collaborare, di starci vicini con la sua persona, ma anche con tutta la famiglia. Ed è stato un amico, un fratello, un collaboratore anche con i nostri operatori, come io li chiamo, sostiene molto anche gli operatori che sono i più vecchi ragazzi che sanno per esperienza cosa significa lottare e rinascere e poi solidarizzare, no? Col loro tempo, con la loro, tutto ciò che hanno riacquistato, poterlo partecipare a chi ancora sfortunatamente si è trovato nella sofferenza della dipendenza. Che poi il Presidente da sempre ha mostrato attenzione a noi, alla comunità in tutto quello che facciamo, sempre in modo operativo, basta dire che solo appena un paio di mesi fa i 10 giovani che hanno finito il programma, come ha fatto tutti gli anni, li ha portati gratuitamente a Bruxelles perché conoscessero sì le istituzioni europee, ma potessero avere come persone che hanno riportato una grande vittoria nella vita, potersi riappropriare anche delle cose belle, no? Poter visitare una città, le grandi opere, no? della stessa città, oltre poi all'appartenenza, no? Ai valori europei. Per cui non mi sorprende anche questo gesto grande di solidarietà che ha fatto, e nel senso che non gli era dovuto certamente, ma conoscendo la persona desiderosa di bene, gli fa ancora onore, perché il Presidente sa come accogliamo i giovani, molti dalla strada, con tante difficoltà, in cui non sempre anche le strutture pubbliche possono collaborare, no? Il Presidente sa come tutti i centri che abbiamo all'estero poggiano solo sulla solidarietà, sull'impegno dei nostri giovani, no? E quindi per me è un gesto grande, perché proprio puntando sulla solidarietà, come fa lui, può migliorare l'umanità e la società. Portare avanti dei valori è quello di cui c'è bisogno culturalmente per migliorare qualitativamente l'umanità della nostra umanità, diventare davvero un umanesimo dei valori, di attenzione reciproca l'uno all'altro, di cui la solidarietà in qualche modo, qualche volta dico, migliora chi la fa e fa star bene chi la riceve, chi la riceve lo mette in grado di operare per il bene.